Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video dove interpreterò le parti di 10 persone a scuola. Prima di iniziare vorrei salutare 6 persone. Anna Maria Cantore, ciao, un bacio. Arianna Orso, ciao, un bacio. Marzia Giuriati, ciao, un bacio. Alessia Dragomir, ciao, un bacio. Denis Parziale, ciao, un bacio. E Kevin Conte, ciao, un bacio. La prima persona a scuola è quella che si prende di confidenza con la maestra. Uè, bello, bello, amo te sento, amo te capito, uè, sento, uè, bella, un comando, capisci? A capisci? A capisci? Capo, tu non sei bella, io sono più bella, ciao, uè. La seconda persona in classe è quella che dice sempre no. Scusa, Gloria, me la presti la penna? Per favore, dai. No, 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 ti ho detto di no, no, no. Hai capito? No, 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 e no. No, tu no, 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 no. Ma se ti dici no, 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 no. La terza persona è in classe è quella che in intervallo balla sempre. Ragazzi, intervallo! E vai, se, intervallo, intervallo, La quarta persona a scuola è quella che non si soffia mai il naso. Senti, ma te lo soffio il naso. La quinta persona è quella che canta, anche se la maestra sta spiegando. Buongiorno bambini! Oggi studieremo le espressioni aritmetiche. Andiamo a comandare, fai il balletto con le spalle. Molto bello, divertente, sì, ma non lo so. E siamo arrovazzi, tutto molto interessante. Il sesto è quello che non sa le tabelline. 3 per 3? Cosa? 81. Come? 80? Ma sei pazzo! Sei pazza, volevo dire. Scusa. 3 per 3? 81. 3 per 3 fa 9. Aspetta che te ne chiedi un'altra, ya. Facciamo. 2 per 2. 2 per 2. Come? 95. Ma come ti vengono queste cose da testa? 2 per 2 è facilissima. 2 per 2, 4. È come se fai 2 più 2. Mo. La settima persona a scuola è quello che si fa il coraggioso e poi ha paura di una mosca. Pupa, hai paura, e vieni che ti difendo io, dai, vieni pupa, vieni, dai, baciamoci. Che cos'è? Cosa? Cos'è? Cos'è? L'ottava persona è quella che si alza ogni minuto per andare in bagno. Prof, posso andare in bagno? Ok, grazie. Prof, posso andare in bagno? Sì, grazie. Prof, posso andare in bagno? Sì. Ok, grazie. La nona persona è quella che salta sulla sedia. Andata,
tan, tan, tan. La decima e ultima persona è quello che non si sta mai zitto. Senti, ti volevo dire che tu lo sembra sempre su scotto, poi ho comprato le scarpe nuove, bellissime, rosse, con i tacchi. Guarda, hanno sconto del 70%. Ah, 20 euro le ho pagate, sono bellissime. Hanno il valore di 100 euro, ma me l'hanno dato 20 euro. Ti rendi conto? Anche se hanno lo sconto del 70%, quello che è, dai, facciamo qualcosa. Dai, ho comprato le scarpe, ma non ci credo. Guarda, ho comprato le scarpe, poi, guarda, queste, guarda che belle, guarda. Hai visto? Come fai? Sì, ho capito tutto, grazie. Ok ragazze e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, nel prossimo video non saluterò le 5 persone che commentano per prima, ma quelli che me lo chiederanno io le saluterò. Quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un bel commento. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!